sono Anghisius e non potevo lasciarvi un'altra settimana senza Mega Man. Quindi eccoci qua. Allora, cosa ci occuperemo di cosa ci occuperemo mai oggi, vi starete chiedendo? Ebbene, siamo alla Sundas a Viale Sundas per una buona ragione, cioè c'è un mercante qui che vende esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Io ho già comprato tutto, ho preso 25 mantelli e 10 sorciai. Non sono molti i sorciai, me ne serviranno probabilmente di più, ma per il momento mi vanno più che bene. In caso possiamo sempre ritornare a comprarli. Ovviamente sono dovuto formare un bel po' da Kung Fu Kid. E cosa altro potrei dire? Vi faccio vedere un attimo come si arriva qui, ok? Allora, dovete prendere il Vortex, quello lì in parte alla torre, e dovete farvi tutta una stradettina, che è questa qua sulle macchine. Ok? La vedete? Perfetto. Si accede da un'altra parte. Ora ve la faccio vedere meglio. L'avete trasformato. Ok? Dovete salire su di qua. Arrivate lì sulla strada. Poi non prendete questa strada qua gialla, ma andate sulla verde, così andate sulle macchine. E infine arrivate a una specie di ascensore e vi porta dall'Earth. In questo modo potete acquistare sia i mantelli che i... come si chiamano? Social. Ok, l'altro venditore è nella dimensione alternativa di Econet, ok? Questo tizio qua ci vende i ricicli. Quindi direi di prenderne 4 per tipo. Ok, il nostro obiettivo ora è usare questi cosi in combo. E con cosi intendo strumenti. Non più vale. E iniziamo dai boss più semplici da andare a trovare, cioè a Eco non ce ne sta nessuno, no? Giusto? Sì. Ci sta Opiuka alla Sundas e Dark Phantom. Opiuka non dovrebbe essere tanto difficile, quindi andiamo alla Sundas. Tra parentesi, ragazzi, ultimo consiglio. Prima di sfidare un boss, mettete il trovato. Consiglio stupido, può darsi. C'è tanta gente che non lo fa? Secondo me sì. Ok, stavo dicendo, eccoci qua a Opiuka. Io sempre commento Opiuka, quindi siate buoni con me. E la sua versione EX, questa. Ogni boss che all'inizio è stazionario è nella versione EX. Già faremo più fatica a qua della doppia tribù, mi sembra tanto la vita. Già vedremo come che gli special si trovano in un modo completamente diverso. E devo bere il tè. Ma se non bevo il tè muoio male, perché sono mal di gola. Allora, più velocemente la battiamo questa simpaticona. E che è? E meglio che sto facendo relativamente schifo. Porca la... Ho perso il mio tocco, ragazzi. Ma c'era anche un modo per fare... Ah, ok, si faceva così! E calmo, però. Comunque, adesso poi vi faccio vedere un trucchettino. Mi ha insegnato... Che ho imparato con anni e anni di esperienza. Ok, cioè, il trucchettino è questo. Regina Piuca, ce l'abbiamo già? Sì! Oddio, non volevo proprio aiutarla. Si resetta! Finché lei non ci dà quello che vogliamo. Ok, l'ho battuta a tempo di record. Dovresti darmi la EX. E infatti, ragazzi, EX. Ora, tenete a mente, ascoltate il video. Quando battete un boss EX, voi dovete uscire dall'area. Indipendentemente dalla zona in cui vi troviate, voi dovete uscire da quell'area. Altrimenti lo special non comparirà mai finché voi non uscite dall'area, perché si deve resettare e si deve riprogrammare, ok? Ora, visto che in quest'area non ci sono molti nemici legno, il riciclo legno fa proprio a nostro favore. Inoltre attiviamo anche il mantello. In questo modo cosa facciamo? In questo modo noi filtriamo tutti quei nemici che non sono legno e tutti quei nemici che sono deboli non ci trovano, ok? Ora acceleriamo tutto. Infatti, come vedete, non stiamo trovando praticamente niente, a parte gli incontri con gli Earth.
Ecco, vedete ragazzi, a un certo punto vi dirà l'effetto di riciclo legno finito. Se voi avete tanti ricicli legno, potete tipo dire, guardate, guardane, voglio usare un altro. E continuate a cercare in questo modo. La cosa si può fare anche solo con i mantelli. Quando vedete che state sprecando troppi mantelli e non avete ancora trovato ciò per cui eravate venuti, semplicemente spegnete e riaccendete, perché l'incontro è puramente randomico. Eccoci qua. Ok, il nostro obiettivo adesso, ora, è semplicemente sopravvivere e farla fuori. Ok, può sembrare una cavolata, ma è esattamente quello che intendo. Cioè, voglio proprio dire quello. Dobbiamo solo che sopravvivere. E può sembrare facile, in realtà non lo è, perché mi ho già cavato la tribù. E giusto quello per... Vabbè, se muoio mi mangio le dita. Perché sopravvivo contro gli if e muoio contro gli special? Quando mai, ragazzi? Quando usare Arc Note, perché la chiudiamo così. Non farà molto la mia Arc Note, ma basta e avanza. Ok, tre tentative per Arc Note, cioè per Okiuka, mi fa capire che sono parecchio arrugginito. Ma nulla è perso. Allora, adesso cosa succede? Che noi usiamo il nostro social. E quindi incontriamo più spesso i nemici incontrati in precedenza. Ciò vuol dire che noi possiamo salvare, smettere di usare i mantelli e continuare a girare nell'area. Perché il prossimo nemico che incontreremo è sempre il boss. Ok? Ora, quello che serve a noi è avere fortuna. Perché se abbiamo fortuna, ci capita. Cioè, ci capitano le carte giuste e per cui riusciamo a battere più che molto velocemente. Sì! Special! Ok. Non fa molto del Ginocchiuca Special all'inizio, ma noi possiamo farmarlo. Se noi andiamo a vedere, per esempio... Vedi, ricordo. Ok. Possiamo vedere che Regina Piuca l'ho battuto in un tempo orribile di 31 secondi e 10, mentre Cancer, Gemini, Kung Fu Kiri l'ho battuto in molti meno secondi, ok? Più velocemente battiamo un boss, più la sua carta diventerà forte. Che tra l'altro è un boss abbastanza facile che riuscite a fare velocemente. Potete anche usarlo per farmare Zen, perché non è una cattiva. Quindi ragazzi, ci sono 27 miliardi di altre cose che potete fare con un boss. Ora io sto per morire malamente. Sono morto malamente. Che altro dire, ragazzi? Spero che la guida vi sia servita a qualcosa. Non vi preoccupate, c'è Pasqua di mezzo. Riuscirò a fare un po' più di cose, riuscirò a farmare un po' più di boss e partiremo anche con un po' di criterio. Questo voleva essere una specie di tutorial per farmare i boss di Mega Man. Che altro dirvi? Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nei prossimi video dove vi farò vedere dove si trovano tutti gli altri boss. Quindi, bella ragazzi!